thank you Si potrebbe partire da una questione di sproporzione, la sproporzione abissale tra il desiderio umano e la realtà. Il desiderio, il potere, la questione del potere si iscrive esattamente qui, in questa mancanza di desiderio, in questa mancanza di possibilità. Come se l'essere umano, per sua stessa natura, per sua stessa struttura ontologica, fosse portato a desiderare più di quanto potesse e noi dovessimo scoprirci uomini proprio in questa mancanza. Allora ecco che il potere si dà laddove l'essere umano necessita di più rispetto a quello che gli è concesso. William Shakespeare fotografava questo paradosso in un famoso personaggio che è quello di Riccardo II. La storia è nota. Riccardo era un re vanesio ed egotista, il quale era convinto, conformemente alla visione medievale del sovrano come i mago dei, di potere ogni cosa in quanto re. E allora la sua kingship, la sua regalità gli avrebbe dato la forza di mutare il mondo, sinché poi si accorge che il mondo è molto più grande rispetto al suo desiderio. E in quella che secoli dopo Freud avrebbe chiamato una crisi narcisistica, Riccardo crolla a terra con la famosa battuta del teatro shakespeariano For God's sake, let us sit upon the ground and tell sad stories of the death of kings. Per amor di Dio, sediamoci a terra e raccontiamo le tristi storie delle morti dei re. Come a dire che improvvisamente Riccardo percepisce il fatto che lui, pur essendo re, è mortale. Ecco il paradosso del potere, ecco la sproporzione da cui prendevamo le mosse, ecco la questione. Si ha sete di potere nella misura in cui il mondo non corrisponde al nostro desiderio. Non è un caso, tra l'altro, che le due grandi tematiche del teatro shakespeariano siano proprio l'amore e il potere. Quasi le due facce di una medesima medaglia, che alternandosi ci rivelano come il potere si dia laddove c'è mancanza d'amore, cioè di possibilità realizzativa della propria essenza. In fondo, tutta l'epica occidentale si svolge su questo, su questo paradosso del potere che manca, sul fatto che essere uomini ha a che fare con l'abisso doloroso e straziante di una realtà che non è adeguata a quello che vorremmo, a quello che dovremmo essere. Se partiamo dall'inizio, cioè dai greci. La storia di Odisseo non è altro che questo. Il tentativo, tra mille avversità, di un re che deve tornare a casa per essere re. Sì, perché il viaggio di Odisseo non è mica una semplice sparizione tra i mari. È un ritorno a Itaca, a Penelope, a Telemaco, cioè ad essere re, marito e padre, vale a dire un ritorno alla sua identità. Un tentativo di ristabilire quello che è il mare, metaforicamente indicante la mancanza di potere gli ha tolto. Allora il potere risulta questione centrale perché si tratta di parlare dell'uomo stesso. Non possiamo non considerare l'uomo occidentale se non a partire dal tentativo dell'affermazione del nostro io, della nostra identità. Ecco perché punto sulla questione della sproporzione tra il desiderio e il mondo per definire il potere. Perché l'identità si dà proprio laddove invece il desiderio e il mondo coincidono. E se è vero che la civiltà occidentale, all'opposto di quella orientale, se accettiamo questa macro schematizzazione, si fonda sulla verità dell'identità, sul miracolo del fatto che siamo qui e ci accorgiamo di essere una singola persona, irripetibile, allora per forza dobbiamo fare i conti con il potere, quella sete di potere che può diventare terribile, assurda, violenta, laddove noi non accettiamo la sproporzione rispetto al mondo. Quest'idea è decisiva in tutta l'epica, dicevamo, se noi facciamo un grandissimo salto di 25 secoli e interroghiamo un altro grande scrittore epico come Tolkien, ci troviamo a Oxford negli anni 50, del Novecento, la questione diventa la medesima di cui parlava Omero, ma mutatis mutandis ci racconta la modernità. Sapete bene la storia. Frodo, un piccolo hobbit della Contea, the Shire, una amena, isola, perduta nella Terra di Mezzo, è portato, per destino, a compiere quello che è l'ultimo fato della storia, distruggere l'unico anello, non a caso chiamato l'anello del potere. In questa grande saga tolkieniana c'è un significato simbolico profondissimo, perché ci dice che il potere, cioè il fatto che noi vogliamo esercitare la predominanza del nostro io rispetto alla realtà, in ultima analisi non ha a che fare con noi. Chi indossa l'anello nella saga di Tolkien, infatti, diventa invisibile. E si capirà all'interno del romanzo, in realtà non sta agendo con la sua volontà, ma sta agendo con la volontà dell'unico anello. Allora il grande tentativo è questo, la grande scommessa, la grande questione filosofica, ma più profondamente umana. Fino a che punto noi possiamo essere noi stessi rispettando quella che è l'essenza della realtà? O in altri termini, fino a che punto è lecito che noi ci rivoltiamo? Rispetto al dolore immenso perché la realtà non corrisponde al nostro desiderio, noi ne facciamo esperienza quotidianamente quasi. Ogni dolore, dal più piccolo al più grande, ogni perdita, che cos'è se non il rivelarsi di una realtà che non corrisponde al nostro desiderio? Noi non possiamo trattenere sempre con noi le persone che amiamo. Noi non possiamo diventare sempre ciò che siamo. Non possiamo forzare la realtà, perché la realtà è già una forza. Ed ecco Lucas. Ed ecco la saga di guerre stellari che è così epica nella sua essenza e che in fondo tocca questi medesimi temi che Shakespeare, Omero, Tolkien avevano già trattato. La forza, la realtà è questo, ci dice in ultima analisi la storia di Luke Skywalker. Ma il vero protagonista della saga di Luke, se non a caso, non è Luke, ma suo padre. Perché Darth Vader diventa tale in quanto cede al potere, alla cosiddetta forza oscura, ma cosiddetta, perché qui c'è un grande problema che è appunto quello che ponevo prima, su quanto sia lecito utilizzare il potere e quanto sia dato a noi ribellarci rispetto alla sproporzione della realtà nei confronti di quello che desideriamo, perché il lato oscuro della forza che Darth Vener decide di percorrere non è altro che un senso di rivolta, lui lo fa perché perde le persone che aveva come più care al mondo e decide che quella forza che non è in grado di trattenere le persone che ama a fianco a sé non sia qualcosa di sufficiente da percorrere. Bisogna tentare nuove strade. Di qui l'apertura ai Sith, a un altro tipo di forza. I Jedi avevano circoscritto i poteri del, della forza al lato chiaro. Ma qui ci serve un altro filosofo per capire la questione più profondamente, uno che di potenza ha parlato a lungo, vale a dire Friedrich Nietzsche. Che nel concetto di Wille zur Macht, cioè volontà di potenza, condensava proprio la questione di quanto l'uomo, il Mensch, potesse diventare Übermensch, cioè oltre uomo. Ma oltre uomo, per Nietzsche non a caso, non significa altro che portare all'ennesima potenza quel senso di rivolta nei confronti della realtà che non ci soddisfa, che dicevamo prima. L'oltre uomo è colui che accetta la volontà di potenza. Chi dice che la potenza è esagerata, secondo Nietzsche. Sta utilizzando la morale, vale a dire, avendo paura che la realtà sia troppo forte rispetto a lui, pone un senso etico ma falso dell'esistere, distinguendo il giusto dallo sbagliato, o in altri termini, il lato chiaro dal lato scuro. In questo senso, i Jedi, per Nietzsche, sono dei moralisti totali. Decidono che qual è il lato chiaro, perché a loro non è accessibile, e lo precludono agli altri, ai Sith. Potremmo dire che questa è la lobby dei Jedi. Non so se avessero anche un'associazione di categoria che li tutelasse. In ogni caso, i Jedi circoscrivono il potere della forza e Darth Fenner tenta niccianamente, potremmo dire, un'altra strada che però di per sé non può che essere tragica. Ed ecco la conclusione della questione. Il destino dell'eroe è sempre lo stesso, in ogni saga e in ogni giornata nella quale noi affrontiamo sfide che sono sempre epiche tanto quanto uccidere un drago. Il destino dell'eroe è cercare di essere se stesso. Odisseo che torna a casa, raccontato da Omero Riccardo II che perde la corona, quella vuota corona che cinge le tempie mortali e smette di essere re. Frodo che distrugge l'anello buttandolo tra le fiamme del Monte Fato. È sempre la medesima storia raccontata attraverso storie differenti, cioè la storia di un eroe che cerca di affermare se stesso. Per Darth Vader è la stessa cosa. Percorrere il lato oscuro significa chiedere alla realtà di più, forzarla rispetto a quella che è la sua essenza si dà un paradosso irrisolvibile e in quanto tale infinitamente affascinante, cioè il fatto che noi siamo in vita per capire da un lato che il dolore di cui è composta l'esistenza non è altro che una provocazione rispetto a quello che potremmo fare come eroi delle nostre vite e dall'altro lato che siamo chiamati a spingere sulla leva del potere tanto quanto ci è concesso finché quel senso di rivolta non diventa qualcosa di assurdo. È un limite molto fragile. Ma se non fosse così fragile, se non fosse così meraviglioso e terribile, se non ci appartenesse e disappartenesse allo stesso tempo, non saremmo qui, non faremmo filosofia, non esisterebbe questo festival e non saremmo neanche uomini. Essere uomini si dà lì, in quel crinale molto fragile, molto flebile, tra il potere e la forza, tra la necessità di affermare quello che siamo di contro al dolore che il mondo ci arreca, strappandoci le persone che amiamo e. Disilludendo i nostri desideri, e l'accettazione eroica che il nostro destino, quello che siamo chiamati a diventare essendo ciò che siamo, ha a che fare proprio con questo. Come direbbe un maestro citato appunto da George Lucas, ascolta la forza. Perché nel mistero della imponderabilità del destino, che non è mai distinguibile, proprio lì si danno i simboli che siamo chiamati a decifrare all'infinito per capire quello che siamo. Thank you.